E buongiorno a tutti amici di tuttovicenza.it, sono qui Diego Cristiani per commentarvi il fantastico risultato del Vicenza contro il Chievo Verona a Verona. Ma prima di tutto vi invito a iscrivervi al canale, tastino rosso, iscriviti. Per iscrivervi al nostro canale Information Sporting Club, attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui nostri video, iscrivetevi su Facebook, mettete un mi piace alla pagina Information Sporting Club e ci trovate anche su Instagram, quindi seguiteci anche su Instagram, sempre al nome Information Sporting Club. Se volete poi offrirci un caffè, abbiamo anche il PayPal Me, che troverete qui sotto al video tutti i link utili, quindi iscrivetevi, mi piace, campanella, Facebook, Instagram. Detto questo, ragazzi, bellissima vittoria del Vicenza di Di Carlo in casa del Chievo Verona, un primo tempo giocato veramente da squadra tosta, forte, una qualità che onestamente non mi aspettavo, pensavo che il Vicenza potesse soffrire questa gara, invece gli uomini di Carlo entrano subito in campo decisi, Giacomelli già nei primi minuti si vede che ha una marcia in più e manda in porta Lanzafame che alla prima palla utile fa un gran gol perché stacca di testa sul cross di Giacomelli dalla sinistra, prende il tempo al difensore, batte sempre sul palo lontano, veramente un bel gol, il primo gol del Vicenza. Grandi poco prima aveva fatto un mega paratone su Margiotta, quindi anche lui diciamo che si guadagna la pagnotta con questo fantastico intervento su Margiotta. Un Vicenza che a parte la prima sofferenza al terzo minuto, poi domina completamente il primo tempo, legittima il vantaggio con il raddoppio di Rigoni, sempre su un grandissimo assist di Giacomelli, che secondo me oggi migliore in campo per sostanza, qualità, ripiegamenti, i cross che sono veramente due arcobaleni, uno alto e uno basso per i compagni che si inseriscono. E veramente, ragazzi, non pensare che quest'estate Giacomelli venisse additato come uno dei possibili partenti fa capire quanto effettivamente questo giocatore sia stato poco considerato all'inizio, perché adesso che ha un ruolo effettivo in squadra, la squadra sta girando a dei giri altissimi. Secondo tempo un po' peggio, il Vicenza entra in campo un po' impaurito probabilmente, rincula verso la propria porta, il Chievo prende il possesso del pallone, delle azioni, va vicino ad accorciare le distanze su punizione con un buon calcio di punizione, quasi va a togliere Ragnatele da sotto il 7, ma Grandi si esalta e fa la seconda parata decisiva in questa partita, andando a togliere la palla proprio dalla porta praticamente, con i giocatori del Chievo che addirittura gridavano a un gol che non c'era perché Grandi la riesce a tirar fuori prima che sbarchi la linea di porta. È un Vicenza che sbanda un po' nei primi 15 minuti della ripresa, dopodiché Di Carlo mette mano ai cambi, risistema un po' la squadra, toglie Lanzafame e Rigoni che non ce la facevano più perché hanno fatto veramente un primo tempo d'alto livello, Longo e Gori che poi va a sostituire, mi pare Van de Putte, non fanno una buona gara, Longo. Allora, ragazzi, un attaccante che non segna è già difficilmente difendibile. Però vedere un attaccante che in un contropiede 3 contro 3 ha la possibilità di andare in velocità sulla destra e passeggia vicino al compagno non è bellissimo. Un contropiede che poteva chiudere la gara gestito dai tre nuovi entrati, Agazzi, Gori e Longo, malissimo perché Gori probabilmente stringe troppo e quindi porta a un passaggio fatto male di Agazzi. Agazzi che non si accorge che Longo è alla sua destra e prova un passaggio per Gori lì dove c'è il giocatore avversario e Longo che invece di correre come un treno per andare a sovrapporsi e portare via l'uomo passeggia vicino ai ragazzi, quindi veramente tre innesti che non hanno fatto bene, chi invece ha fatto bene sono gli altri due perché hanno dato veramente Cinelli, ha dato grande 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 spinta a centrocampo, ha ridato una forza che il centrocampo del Vicenza stava perdendo a inizio ripresa e quindi bene, bene, dai. E detto questo, il Vicenza come al solito prova a complicarsi la vita con un rigore abbastanza solare, nel senso che Di Gaudio dribbla sul limite dell'area di rigore, viene steso da, credo, Padella, sulla linea, fuori dalla linea, veramente difficile dirlo, però insomma sembra sulla linea dell'area di rigore, quindi che rigore ci sia, Giaccherini lo segna. E lì nasce 10 minuti di sofferenza perché credo fosse l'87esimo quando il Chievo accorcia le distanze. L'arbitro dà 5 minuti di recupero, quindi 7 minuti in cui poteva succedere tutto. Invece Vicenza si chiude bene, riesce a portare la palla alta. Fondamentalmente, in quei 7 minuti non rischia quasi nulla.
mantiene la palla alta e, come dicevo, mantiene il 2-1. Un risultato importantissimo per la classifica, anche per il morale di questi ragazzi che sono alla seconda vittoria consecutiva. Sabato pomeriggio avranno l'Empoli, un Empoli che viene da un pareggio, quindi un Empoli che cercherà i 3 punti. Vediamo, perché è una gara molto proibitiva. L'Empoli è la squadra più forte di questa Serie B, è la squadra con il gioco, con uno dei giochi più belli di questa Serie B. È una squadra che però ultimamente sta perdendo un po' di colpi. Quindi questo Vicenza può fare il colpaccio, se però mette l'intensità e la voglia che ha messo nel primo tempo per tutti i 90 minuti, perché probabilmente 45 minuti contro l'Empoli non basteranno. Detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video di Casa Dalle Rossi, che avrà probabilmente luogo sabato sera o domenica mattina. Ciao.